Scusa, tu sei stato candidato al Consiglio Comunale di Napoli in sostegno di Valeria Valente a tua insaputa. Non ero a conoscenza di questa candidatura, sono venuto a scoprirlo dopo quando mi arriva a casa una convocazione della Corte d'Appello del Tribunale di Napoli dove dovevo presentarmi a fare una sorta di rendiconto delle spese che avevo fatto per la mia candidatura. Però andando a fare questo rendiconto poi avrei ammesso di essere a conoscenza della candidatura, quindi mi sono rifiutato e subito diciamo, ho provveduto per vie legali. Ti sei mai interessato di politica? Il fatto è questo, che io sono sempre stato al di fuori, cioè non è uno dei miei principali interessi la politica. La Valente non so manco come è fatta, sta tizia, sinceramente. Hai parenti o amici che si occupano di politica? No, nulla, nulla, né parenti né amici, sono totalmente estraneo a quest'ambito, diciamo. Valdore Madonna, il consigliere comunale che ha autenticato la lista, tu l'hai mai conosciuto? No, non lo conosco. No. Hai sentito, hai parlato anche con altri che si trovano nella tua stessa situazione? No, perché purtroppo non li conosco. No? Senti, ma tu sei andato a votare alle elezioni? Sì, sono andato a votare alle elezioni, però non mi sono soffermato a guardare le liste, altrimenti l'avrei scoperto proprio quel giorno. Per chi hai votato? Per De Magistris.